Mediterraneo, questo rosso e MacBrap, sì, sono questi tre. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il primo video che inizia davanti al casino per ordinare del Mac. Prendiamo questi due. Questi due e il wrap non lo prendiamo perché tanto sarà come il McChicken. Quindi prendiamo i due panini, McChicken pesto rosso e McChicken mediterraneo. Vediamo come sono. Video così, registrato all'ultimo, in realtà stiamo andando in un'altra catena, così almeno se McDonald's magari di là vorrà sponsorizzare, vedo che sono anche bravo che non parlo degli altri brand. E infine abbiamo detto, cosa c'è? Facciamo un video sulle novità del McDonald's. Coca-Colina e lei Sprite, perché oggi ragazzi, è intrattabile, te lo dico, nel video sarà un po' intrattabile, un po' cattiva. Basta. Sì, costo? 17,80€. E io pago! Abbiamo preso due menù. Quanto costano di più rispetto al menù classico? Vabbè, 17. L'ho detto. Era così oggi. E niente, ci vediamo direttamente al tavolo. Allora sono arrivate le magiche patatine che prendiamo sempre perché sono buone, però qui si sono scordati il formaggio, hanno messo solo il bacon, e qui si sono scordati il bacon, hanno messo solo il formaggio. Complimenti, per i complimenti possiamo fonderle. Qui abbiamo quindi Chicken Creation, la ricetta firmata McDonald's e giallo zafferano. Questo è il mediterraneo e questo è pesto rosso, che pesto rosso penso che sia il pesto con... No, al contrario. Ci troviamo davanti a una crisi senza precedenti, mi chiami il presidente. È lei il presidente? Allora so già tutto. Questo è mediterraneo perché è segnato. Ah, e quello è pesto rosso, è vero? Penso che pesto rosso sia quello con i pomodorini secchi, no, potrebbe? Apriamolo così. Piccolino, lo pensavo più grande. Fatto anche questo con il culo. Eccoci più amore... Mac. Insalata, però l'insalata devo dire bella verde, fresca, pomodorino, oh, diciamo che ha una bella faccia. Vediamo questo. Invece questo, anche qui l'insalata sembra molto fresca. Essenzialmente che cazzo non la cambia tra uno e l'altro? Che questo c'ha la salsina rosa e quello c'ha il pesto rosso. Ok, a me mi sembra un po' la presa per i fondelli, però vediamo. Devo fare un panino nuovo, che se inventiamo mettiamoci una salsa verde o poi invece magari è buono. Ma sicuramente ci metterà. Allora, questo mi dissocio, ovviamente uno scherzo. No, ci mette qualcosa che ti dà assuefazione, perché i panini sono sono buoni tutti, non è impossibile. Dai, ti sentisse franchino? Non dici che non so buone? No, dice. Guarda, dice che è sta merda. Questa è carne. Voi mangiate questa roba, ragazzi. Perché? Franchino. Perché Franchino deve andare contro tutti e tutto. Che ti ha fatto il merda, Franchino? Questa è fatta con la stampante 3D. Forse perché non è salutare, dice. Non è salutare. Se piace a tutto il mondo, sarà il mondo che la pensa sbagliato o sarà Franchino che vuole andare controcorrente? Non lo so. E il Colon mi ringrazia per non essere mai mangiato sta carne qui. Vabbè. Ah, ma che cazzo mi piace, voglio mangiare il panino. Però le patatine sono buone. Le patatine sono buone. Ah, tu che c'avevi? Mediterraneo? La sommelier beve la Coca-Cola per pulire la bocca. Va all'annuso. Mi sa un po' di pomodorino rosso. Mi sa un po' di? Ma che hai fatto? Sa un po' di pomodorino e un po' di oliva da giasca proprio. Un po' di pomodorino e un po' di oliva. Va. Dimmi se non sa di oliva. C'ha ragione. Beh. Poco pomodorino, tanta oliva. Non male la infatti salsa. Infatti questo è il mediterraneo. Beh. Dicevo io che sapeva del mediterraneo. Assaggiamo? Vai. Fammi la faccia da copertina. Madonna, ma come te lo sei mangiato, sei spalmato? Top. Che mi dice? Buono? Mediterraneo. Andiamo bene, proprio bene. Non si poteva chiamare in modo diverso. Sa, al sapore mediterraneo. Giuro,
se tu vai in tutto il mondo e mangi insalata mediterranea, pizza mediterranea, c'ha sto sapore. Ho capito, ma è effettivamente mediterraneo o... Cioè, è una cosa che ci hanno appioppato gli altri, tipo... Ah, io ho visto mandolino! È buono, cioè, è buono. Ok. Non faccia assaggiare. Dimmi se non è mediterraneo sto panino. Oh, sazza, buona volta. Cioè, sa di insalata e arriva al mare. Beh, assurdo. Oh, attenzione, ero partito sfiduciato. È buono, vero? Senza aspettative, ti dirò. Il pollo non è male. Il pollo è buono. Il pollo del Mac. L'insalata anche è fresca, si sente. Cosa l'hanno colorata col pennarello, non lo sapevo, però è buona. E la salsa... No, è buona. Fantastica. Buona. Ne servono due, secondo me, per saziarti. Perché è più piccolino. Dici? No. Se non c'è fame, uno basta. Ma se c'è fame... Io ormai mi sono abituato al crispy mac bacon. Al gran crispy mac bacon. Finiamo di papparci questo e procediamo con pesto rosso. Tra l'altro questo video dovevo farlo ieri sera con Foiz, che mi ha chiamato e mi ha detto Soshi, vuoi venire nel Mac, voglio registrare. Poi ieri per una serie di cose, perché sono andato al sushi, non l'abbiamo più registrato. Io oggi, capitando qui dentro al massimo, perché mi dovevo prendere dei pantaloncini, che stiamo per partire per Brenzach. Magari vi porteremo anche dei video di Brenzach dentro al circuito, che cosa si riesce a trovare come cibo dentro al circuito di Brenzach, che in Inghilterra già è difficile mangiare dentro al circuito proprio. E quindi niente, Foiz mi querelerà perché io ho rubato l'idea, ma tanto poi oggi sono sicuro che stasera ce va e domani mattina lo pubblica al volo. Quindi niente, adesso mangio un altro paio di patatine e addentiamo il pesto rosso, anche detto porco rosso. Famoso film di Miyazaki. Tu non hai mai visto un film di Miyazaki? Dobbiamo vederceli tutti perché ti metti a piangere. Bellissimi. Sì. Bello. Scavicchi ma non apra. Ecco, ha aperto tutto, non ha scavicchiato. Vado all'assaggio della salsa, della salsina. Che dice? Questa non so, solo salsa mi sembra non convincente. A massaggiare. Sa molto di pesto rosso, cioè ricorda il pesto, però è al pomodoro. Forse mi convince di meno. Oddio, che sapore strano. Mi convince di meno. Non sa di pesto però. No, ricorda il pesto. No. Tu non hai mai mangiato il pesto ai pomodori? No. Capite, volviti. Per me il pesto è quello col basilico, stop. Sta ancora nel medioevo. Vai. Senti, a... Ah, un bel mozzichetto per la copertina. Ma rotto le palle. Che dici? Dico che mi riprenderai il Mediterraneo. Questo sto contenta di averlo assaggiato. Ma no. No, non è che non è buono, ma per carità di Dio. Forse questo ha un sapore molto più conosciuto. Forse anche particolare. Particolare. Alle olive, sai, ricorda col sapore delle olive. Questo è metà tra un po' di salsa rosa, un po' di maionese, un po' di pomodoro. Un po' un pasticcio. Non lo so, non mi convince, non mi ha convinto. Proviamo. Direi che non sia buono, eh? Hai ragione, allora. Non è che non è buono, si lascia mangiare comunque. Però. I panini del Mac sono tutti buoni, ritornando a quello che si diceva prima. Però. Mi sembra. Cosa? Un sapore strano, cioè si sente tanto la nota del pomodoro a crema. Però è delicata. Cioè la crema è delicata, non è pomodoro pesante. Sì, però confermo, preferisco anch'io il Mediterraneo. Pesto rosso. Non lo riprenderei, no. Ecco, riprenderei il Mediterraneo. Cioè la prossima volta se vado al Mac sono combattuto tra Crispy Mac Bacon e Mediterraneo. Mi sa che mi riprenderò il Mediterraneo. Io sicuramente. Molto buono. Finché non lo levano, vado del Mediterraneo. Buono ma non buonissimo. Mediterraneo invece buonissimo. La paura. Vabbè. Complimenti al Mac che essenzialmente ha cambiato una salsa. E ha cambiato un panino. Ci ha fatto venire a provare, l'altro abbiamo fatto pure un video. Fateci sapere
se voi l'avete già provato o se lo volete provare. In questo caso noi vi consigliamo il Mediterraneo assolutamente, se dovete scegliere tra i due. Degustibus però, Sì, Degustibus, poi insomma, noi vi... due su due hanno detto Mediterraneo. Lasciate un bel mi piace per sostenermi, iscrivetevi al canale, la cosa più importante, e attivate anche la campanella, così almeno quando pubblico un nuovo video qua su Spa92 Paradise vi arriva la notifica. Noi ci vediamo per sempre al prossimo video, alla prossima mangiata. Anche Giulia vi saluta, come potete vedere, da fuori campo, e ciao!